Allora, qui mi viene voglia quasi di Dakar, però accessibile. Sì, assolutamente Danilo, questa è quanto di più vicino a livello estetico possiamo proporre in gamma, più vicino alla 4 mezzo rally, quella. Esatto, che però quella lì è per i manici veri. Quella è per i manici che voglio dire. Questa qui invece secondo me è perfetta per tutti quelli che si stanno avvicinando al mondo dell'adventuring, dell'esplorazione. Sì. Con queste moto che sono di cilindrata, prestazioni e dimensioni abbordabili, più abbordabili. Ma anche motociclista di ritorno, magari quello che aveva in passato le monocilindriche, degli anni 80, che oggi vuole una moto leggera, pratica, dove puoi comunque montare anche delle borse, puoi viaggiare in due, c'è abbastanza spazio, una bella protezione aerodinamica e prestazioni comunque di tutto rispetto, perché ricordiamo che è una 390, quindi alla fine abbiamo circa 45 cavalli a nostra disposizione. Però la moto è tutta nuova, a partire dal telaio e dal telaietto, tutte le sovrastrutture, la torre, il faro a LED, il plexi, è veramente una moto nuova. Non è una versione del 390 Adventure, quello con la ruota da 19, questa è la versione R, quindi ruota da 21, parafango alto, è proprio la moto ready to race, explore. E ready to explore, esatto. Sì, 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 è proprio bella, secondo me. Si va a inserire in questo segmento che sta, di cui noi abbiamo fatto una comparativa, peccato che è arrivata solo un pelino oltre il tempo massimo, ma non è detto che, siccome le proposte nel segmento qui ad ECMA ci sono, non è detto che magari facciamo una replica di ciò che abbiamo appena fatto. Aspettateci, tanto marzo, più o meno in primavera dovrebbe arrivare, primavera arriva. Esatto. Prezzo? Prezzo ancora da definire. Però ci tengo a ricordarti, Danilo, che anche il reparto sospensione è completamente regolabile. Quindi è proprio una moto fatta e finita per affrontare il miglior fuoristrada che ognuno di voi vuole, ognuno di noi vuole affrontare. Sì. Eh sì, no, effettivamente è una KTM da fuoristrada. Sì, KTM è rinomata per il fuoristrada, e giustamente questa versione Adventure R, tra l'altro, quindi come tutte le Adventure R di KTM, anche nelle cilindrate più grosse, è un attrezzo da fuoristrada, esatto, nel senso, lo può fare, lo può far bene, e lo fa fare anche a chi magari non è un manico tipo il sottoscritto, che con la Dakar c'ha poco a che vedere. Bene, comunque, come anteprima, insieme a tante altre anteprime che i nostri visitatori potranno vedere fino a domenica, Padiglione 18, stand KTM, siamo qua. Bene, che dire, grazie Paolo, alla prossima, anche questa qui non vedo l'ora di guidarla, perché sono tutte belle le novità di KTM quest'anno, tanti segmenti, abbiamo visto il turismo con grande cilindrata, il turismo sportivo, la sportività naked, la sportività sportiva, proprio racing con la carena, l'adventuring, c'è tutto, venite e fatevi un giro, prossimo video, ciao!